Io andavo sempre lì, anni fa. Poi smisi di andarci. Mi piaceva quel posto. Ero sempre lì, in quel posto. Prima che partissi, proprio prima. Credo che quel posto abbia a che fare con la mia partenza. Erano tutti vecchi, più vecchi di me, ma ascoltavano sempre quando parlavo. Credevo che capissero ciò che dicevo. Io parlavo poco. Ecco l'errore. In fabbrica lo stesso. Se si lavorava io parlavo, se non si lavorava io parlavo lo stesso. Tutti quelli lì stavano a sentire quanto... Stavano a sentire quanto dicevo. Tutto andava bene. Il guaio era che io avevo delle allucinazioni. Non vere allucinazioni. Erano... Io mi sentivo dentro di poter vedere... Chiarissimo. Tutto vedevo. Tutto chiaro. Silenzioso, quieto e chiaro, tutto questo, tranquillissimo. Ma forse mi sbagliamo. Comunque, qualcuno deve aver detto qualcosa. Io non ne ho saputo nulla. Qualcuno deve aver detto una bugia. E questa bugia deve aver fatto il giro. Io mi accorgevo che la gente diventava strana. In quel bar, in fabbrica. Non capivo. Poi un giorno mi portarono in un ospedale. Un po' fuori. Mi portarono lì. Io non volevo. Comunque, ho cercato di venire via più di una volta. Ma non era facile. Mi hanno fatto delle domande in quel posto. Mi hanno messo dentro e mi hanno fatto ogni genere di domande. Ho detto, quando volevano saperlo, quali erano i miei pensieri. Poi, un giorno, un tale, questo tale, dottore suppongo, primario, una persona importante, forse no, bastardo, mi ha chiamato da lui, ha detto che avevo qualcosa. Ha detto che avevano finito le analisi. Ha detto questo. Mi ha chiamato e mi ha fatto vedere un mucchio di carte. Ha detto che avevo qualcosa, dei disturbi. Ha detto proprio così. Tu hai delle allucinazioni. Questi sono i tuoi disturbi.
Hai delle allucinazioni. Questi. Sono i tuoi disturbi. Abbiamo deciso, ha detto, nel tuo interesse. C'è solo una cosa da fare. Dobbiamo farti una cosa al cervello. Ha detto, se non te lo facciamo, dovrai rimanere qui per sempre. Ma se te lo facciamo, ti restano delle possibilità. Potrai uscire di qui, ha detto, e vivere come gli altri. Ma cosa volete farci al mio cervello? Ho detto. Ma lui ha ripetuto quello già detto. Bene, io non ero pazzo. Sapevo che ero minorenne. Sapevo che non potevano farmi nulla senza permesso. Sapevo che aveva bisogno del permesso di mia madre. Allora io le scrissi e le raccontai quello che cercavano di farmi. Ma lei firmò la richiesta, dandogli il permesso. Lo so, perché mi fece vedere la sua firma quando ho protestato. Bene, quella notte ho cercato di scappare quella notte. Stetti per 5 ore a segare una sbarra della finestra in corsia. Al buio completo. Ogni mezz'ora passavano con la pila fra i letti. Avevo calcolato bene il tempo. Poi, quando ce l'avevo quasi fatta, uno! Lui ha avuto un attacco lì vicino a me. Comunque mi prese. Una settimana dopo vennero per farci quella cosa al cervello. In quella corsia dovevano farcela a tutti. E cominciarono uno alla volta, uno per notte. Io ero fra gli ultimi. E vidi benissimo quello che facevano agli altri. Arrivavano con queste, non so cos'è, come delle grosse pinze, con dei fili attaccati. I fili attaccati a un congegno. Elettrico. Tenevano uno immobile. E il dottore primario, piazzava le pinze. E le premeva ai due lati del cranio. Una sorta di grande cuffia. Uno si occupava del congegno. E quello, l'altro, lo faceva andare. E il primario piazzava le pinze e le premeva ai lati del cranio. Poi le staccava. Coprivano l'uomo con... Lo coprivano tutto. E lo lasciavano lì un bel po'. Alcuni si ribellavano, ma la maggior parte si lasciava fare, rimanevano stesi. Beh, quella notte arrivarono anche a me, e quando vennero, io saltai su e mi misi contro il muro.
mi dissero che dovevo tornare a letto. E io sapevo che avevano bisogno che io tornassi a letto, perché se me l'avessero fatto mettere in piedi, potevano rompermi la spina dorsale. Rimasi in piedi. Due di loro vennero verso di me. Allora io ero giovane, forte, proprio forte. Uno lo stesi e l'altro lo presi per la gola. E allora di colpo il dottore mi mise le pinze sul cranio, ma io sapevo che non dovevano farmelo mettere con i piedi, perché se me l'avessero fatto mettere con i piedi, ecco perché io. Comunque, lo fecero. Potevi venire fuori. Venni fuori da quel posto. Ma non potevo più camminare. Non credo che la mia spina dorsale si fosse rotta, no, quella era a posto. Il guaio erano i miei pensieri. Non riuscivo più a metterli insieme. Non del tutto. Il guaio era che non riuscivo più a sentire ciò che la gente diceva. Non riuscivo più a voltare la testa né a destra né a sinistra. Dovevo guardare sempre avanti. Perché se piegavo la testa, non riuscivo più a tenerla. Dritta. E poi c'erano le emicranie. Stavo seduto in camera mia. Allora io abitavo con mia madre e mio fratello. Lui era più giovane di me. Così misi tutto in ordine, tutto a posto, nella mia stanza. Tutto quello che era mio. Non morì. Il fatto è che sarei dovuto morire. Proprio morire. Ora sto molto meglio. Non parlo più con la gente. Non vado più in quei posti come in quel bar. Non c'entro più. Spesso mi viene voglia di tornarci, sì, per scoprire chi mi ha fatto questo. Al Parlamento del Cielo!
Ma devo prima fare qualcosa. Devo costruirmi quella tettoia, là fuori, in giardino.